cari amici, credo che ci sia una parola che sia un po', che è un po' la cifra della nuova situazione politica. Questa parola è serietà. E questa parola rimanda immediatamente alla battaglia politica che il presidente Gianfranco Fini ha intrapreso prima all'interno del PDL, poi con Future Libertà. Quando l'altro giorno Mario Monti è venuto al Senato a spiegare il suo programma, ho confrontato il suo discorso con quello fatto dall'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi poco prima di un mese. E sono due mondi completamente, abissalmente diversi. Al mondo del teatro, al mondo della demagogia, si è sostituito il mondo delle cose concrete, il mondo di una politica che vuole dare risposte ai cittadini senza illuderli, senza ingannarli, facendo fare anche dei sacrifici agli italiani per il bene di tutti noi. E caro Gianfranco, tu hai avuto il coraggio di inaugurare questa nuova stagione politica. La cifra di Future Libertà, la cifra della nostra battaglia, la cifra della tua battaglia è stata quella di riportare la serietà nella politica, la serietà all'interno delle classi dirigenti che devono guidare questo paese. E di questa battaglia che ora trova un concreto coronamento, di questa battaglia che ora vede a Roma, alla presidenza del Consiglio, un autorevole interprete, si è accorta subito l'Europa. Con questo cambiamento di clima si è accorta subito l'Europa. Non a caso, come accennava prima Cristiana Muscardini, non ci sarà più quella diarchia Sarkozy-Merkel che aveva emarginato l'Italia, ma il nostro Presidente del Consiglio è stato subito ammesso, come d'altro canto è doveroso per la storia della nostra Repubblica, per il contributo fondamentale che la nostra Repubblica ha dato alla costruzione dell'Europa, ad un tavolo che comprenderà appunto l'Italia insieme con la Francia, insieme con la Germania. Ecco, questa credo che sia una delle cose più importanti che noi stiamo vivendo in questi giorni. Finalmente abbiamo un governo, finalmente abbiamo una linea politica, finalmente abbiamo una filosofia politica di cui essere orgogliosi, per cui vale veramente la pena di impegnarci come cittadini e di impegnarci anche come classe politica. Grazie Gianfranco, grazie per la tua battaglia, grazie per il tuo coraggio quando tu eri da solo, quando soltanto un gruppo di parlamentari aveva deciso di appoggiarti. Tu hai avuto il coraggio di inaugurare un nuovo clima, una ventata di aria fresca in questo panorama politico. Grazie ancora.